qui perché mi hanno invitato a tenere una breve relazione sul tema della rete e delle reti. Noi siamo inseriti in un contesto reticolare. La mia professione accademica è di sociologo. I sociologi hanno sempre studiato le relazioni sociali e quindi hanno sempre definito il modo con cui noi ci rapportiamo reciprocamente come un insieme di relazioni reticolari. La metafora della rete è antica, raccoglie molti dei modi con cui noi esprimiamo noi stessi nelle nostre relazioni con gli altri, nelle relazioni parentali, nelle relazioni amicali, nelle relazioni di lavoro, in tutte le relazioni in ogni livello a cui agiamo. La rete di cui oggi parliamo è anche la rete telematica, c'è una coniugazione tra la rete sociale e la rete telematica che arricchisce, che amplia le possibilità di conoscenza, di espressione, di relazione, che ci rende connessi non soltanto tra un computer e l'altro, ma tra persone, tra menti, tra cervelli. Acquisiamo conoscenza utilizzando la conoscenza che abbiamo, aumentando quella che abbiamo e producendola, rendendola disponibile. Questa è la possibilità che ci danno le reti telematiche se utilizzate appunto come nuovo luogo in cui si esplicano le nostre capacità relazionali che abbiamo in quanto esseri umani, in quanto esseri sociali.